Benvenuti in un nuovo video e soprattutto iscrivetevi al canale. Ho il marito senza voce, che potrebbe essere anche una cosa bella. Hai il marito senza voce che tra 4 ore deve andare a cantare. Capita? Chissà come farò. Vabbè. Vabbè, comunque l'ho convinto. L'ho convinto a partecipare a questo video natalosissimo. Sì. Natalosissimo, perché oggi costruiamo la casetta di pan di zenzero. Bello. Non l'ho mai fatto in vita mia. Tra l'altro, questa casetta di pan di zenzero l'ho comprata l'anno scorso. Poi però l'anno scorso mi ero depressa che non potevamo festeggiare Natale e quindi non l'avevamo mai costruita in un video. Certo. E invece quest'anno, a quanto pare, ancora si può festeggiare Natale. Io sono felice e quindi costruiamo la casetta. Ok? Allora, cosa ci serve? Intanto l'ho comprata da Ikea e l'ho pagata tipo 2,90€. Tutte queste cose costano tipo 2,90€. Ancora ce l'hanno, cioè l'ho comprata l'anno scorso, l'ho controllata, ancora ci stanno. Allora, ci abbiamo... Lo sai che non si mangia la casetta di pan di zenzero, vero? È arrivata la ciccia? E beh. Allora, ci abbiamo la casetta Winter Saga, si chiama la casetta. Poi ci abbiamo il decor kit per decorarla e poi ci abbiamo la colla per incollarla. Tutte queste cose sono di Dottor Oetker, che sarebbe Cameo, cioè il logo è lo stesso della Cameo, però si chiama Dottor Oetker. Questo video sono realmente una valletta. No, tu devi costruire. Allora ho preso... Ma cani, via. Sarebbe bello. Però... Allora ho preso un tagliere per costruirci sopra la casetta. Yeah. Ok. C'è un via vai sotto al tavolo che non ve lo immaginate. Allora abbiamo... Sperando che non si sia rotta. Non si è rotta. Ah, ma la casetta già fatta. No, che pensavi che la impastavamo noi? Ma pensavo che la dovevamo costruire un po'. La devi costruire, sì, devi incollare le pareti. Devi incollare le pareti. Ma poi posso mangiarla? Quindi? Buono. No, queste cose proprio, mamma mia. Allora, ci sono le due pareti, queste dei lati. Sì. Quindi così. Della chiesa? No, è una casetta. Devi scendere, babbi. Questo è il tetto, che va così. Finestre. No, questi sono i laterali. Ma questo finestre comunque. Sì. Ah, c'è pure la porta! Guarda che bello, c'è pure la porta! Per rendere tutto più facile. Perché poi la dobbiamo decorare. E questo che cos'è? E quelle sono porte. No, questo è il camino. Questo è il caminetto. Dentro ci sono istruzioni. Te ne devi andare. Allora, capite quanto è difficile fare cose con i cani? Questo è tutto il camino, bisogna costruire. Ah, va bene. Ok, questo è il camino, lo lasciamo da parte. Ora abbiamo la colla. Colla, sì. Colla per dolci. Quindi possiamo costruire. Emozionante. Quindi dici di mettere per primo una parete. Cioè? Per primo dobbiamo fare questo. Qua. In teoria dobbiamo fare così. Okay. Questo così. Vado, Non ho capito se farlo così. Ma poi così. Come si tiene? Aspetta un attimo, scusa. Se aspetta, farlo così, devo abbassare, non ci vedono. Cioè, da dentro o da fuori? Da dentro. Scendi giù. Non si può lavorare con i cani, cioè qui è una cosa di costruzione, di precisione. Dai, metti la colla qui, così tu dici. Metto, leva. No. Non esce. Ma non è possibile che è così dura. Sì, ma non se la butti tutta là. È già il primo intoppo. Comunque, mentre Luca cerca di tirare fuori la colla, chiacchieriamo. Voi sentite più la vigilia o il Natale? Cioè, perché tipo a casa... Davvero così? Però non è tanto normale sta cosa, non credi? E quando affittiamo così? Tanto, tu chiacchiera. Ma non si può spalmare.
La di qua? Ah, no, là. Lasciala così. Mo ci metto aspetta, questa. Mettiamo anche questa. Ma no, prima qua e qua dice. Ah, vabbè, vai. Da dentro, faccio io. Così. Wow! Cade. E tirala su. Tirala su. Devi stare calma. Così. Perfetto. Certo, non è che calce, nel senso. Beh, ma magari si asciuga. Beh, tanto nessuno mangerà questa cosa, quindi la posso. Si asciuga, noi dovremmo costruire sta casa. Dai. Fai qua. Dove? Qua. No, prima l'altro lato, che è qua. Qua è facile. Prima l'altro lato, questo. No, guarda. Io metterei prima questo. Vabbè, fa come te fa. Più senso. Vabbè, mettiamo questo, facciamo quello che ci dice. Dai, metti qua allora. Metti qua. Guarda come cambia. Quindi dicevamo. Dove? Qua. Dai, via. Ehi, non mi tratta male, così si rompe. Siamo un po' i ferragni. Ti visto l'altra settimana che l'hanno fatta anche loro la casetta di pan di zenzero? No. Io l'ho visto. Non lo rompere. Bruce, lasciami perdere, ma secondo te lo rompo? Dicevamo, festeggiate più la vigilia o il Natale? Cioè, perché per me la vigilia, però pure il Natale è tanta roba. Però la vigilia proprio, cioè, che mezzanotte, aspetti Babbo Natale. Cioè, secondo me la vigilia è più bella. Oh. Sto a fa così, no? Ma dammela, ma che è? Devi conservare, cioè, apposta, è fatta apposta. Ma direi non l'abbiamo messa qui. Ma che te cambia? Boh, vabbè. Il bello è che vedo gli altri youtuber che fanno queste cose tutti super professional, poi ci siamo noi. Basta! Dai, lo faccio io. Così. E poi spiaccichi e poi aggiusti. E mo devi mettere qua e poi attaccamo là. Vai. Sì, ma la mia, vedi che la mia è molto più... Molto più, la sua è molto più. La realtà. Ma io apposta t'ho chiamato a fare sto video, perché da sola non ci sarei mai riuscita. Però scusate, ma è normale che sta colla è così dura? Oppure è colla. Perché... Secondo me sì. Oppure perché è dell'anno scorso. È dell'anno scorso? T'ho detto che l'ho comprata l'anno scorso. Che poi è zucchero. No, devi mettere pure qua prima. Ah, certo. Vedi? Vedi? Mastro carpentiere, se non ci fossi io avresti sbagliato. Ma come mi vengono queste idee? Cioè l'anno scorso mi sembrava sensato. Ma poi la possiamo tenere esposta se viene bene. Mi state schiacciando i piedi. Hanno ci hanno bocciato all'asilo. Non si dicono le parolacce come per l'albero di Natale. Stavo per dire una della cattiveria unica. Presso ma non troppo. Presso ma poco. Presso a poco. Sì, ma se i biscotti comunque sono duri, Guarda, mo c'è il terremoto nella casetta del pan di zenzero. È ovvio, è che devi martellarla, ma... Ok. Comunque è già un ottimo risultato. No, non la muovere, poggiala, dobbiamo mettere il tetto. No, volevo dimostrare la solidità. Ehi. Mo dobbiamo mettere il tetto. Sì. Oh! Via, mi farò bene. Non devi mettere qua, no? Via. Aspettate. Ma già un video un po' diverso, ma... Questa è la sola già facile per farla, te dico. È vero? E beh, l'avrei tagliata e avrei tirato fuori la colla con un cucchiaino. Sono astuta io, sa. Beh, si sa perché non lo stiamo facendo anche noi. Che ci sei tu? Così puoi dire, senza di me non ce l'avresti fatta. Dai, manca un pezzettino. Ah, e poi c'è l'altro. C'è qui, no? E poi l'altro tetto. Vabbè, ma dove va? Cioè, non è che poi passa... Prima mettiamo questo? No, mettiamolo sì. Insieme. No, lo metti insieme. Ferma, lascia stare. Lui non lo vuole ammettere, ma si sta divertendo. Sì, un pochino sì, forse. Devi metterla più interna. Mettiamo il tetto e poi capiamo qual è il difetto. Te l'ho detto.
detto qual è il difetto, che non dovevi metterla sui bordi. Secondo me è top. C'è scritto. Sì, vabbè, è venuta bene. Sì, ma sta qui la colla e doveva questa stare. Questa la leviamo, giù. Eh? Sì, ma qui non c'è. Ah, dovevo mettere la colla. Dovevi mettere. Incollato uguale, eh. Vabbè, lascio così, vabbè. Fermo un attimo. Mo mettiamo. Ma questa non ho capito alla fine, no? Finale, smancia sta cosa. Ma no, cioè, dopo che hai smanicciata così per 3 ore, direi di no. Cioè, dopo che ho le mani pulite, eh? Sì, pure io, però boh. No, vabbè, tra l'altro penso che sia scaduta. Ah, ok. È dell'anno scorso. Basta, va bene così. Beh, si era anche spenta la telecamera, quindi la casetta è terminata. Fronte retro, manca il camino. Sì. Vabbè, mentre lui costruisce il camino, io comincio con le decorazioni. Nel kit decorazioni ci sono il bianco, che a questo punto sarà secco come la colla? Bella domanda. Il verde e il rosso. Comprarla nuova sta roba, no, eh. Poi c'erano degli zuccherini e degli Smarties. Allora, decoro la finestra, eh? Oh, quanto mi sento Buddy, il boss delle torte. Proprio, Buddy proprio. Sono Buddy? Ce la sta a far tribolare più sto camino che tutta la casa, oh. Veramente una schifezza. Ma secondo me sta cosa ci può aver senso se c'hai tipo i bambini, che la fai con i bambini. Ma noi, a 36 e 37 anni, ma come ci passate per la mente? Ah, ecco, ce la sto facendo. Quindi dobbiamo fare poi, tipo qui, fa vedere. Che poi è già bianco della colla. Cioè, aspettate, sulla foto ci sono tutte le tegole decorate col bianco. Sta cosa non accadrà mai nella nostra casetta. Che devo andare via. Quindi non accadrà mai, no? Vabbè, però le finestre posso fare. Anche perché questo camino mi sta facendo perdere più tempo del previsto. Dillo che vuoi colorare le finestre. No, assolutamente no. Io direi che è pronto il camino. Lo devi attaccare. Ho incollato anche questo? Beh, vabbè, lascio così. No. Lo devo attaccare? No, dai, lascio così. Però potremmo mettere qui sopra almeno i cosini. Metti una strisciata di colla qua sopra. Perché? Ci attaccano questi. E intanto che ce la fa? Io niente, tu devi andare bene. Grande! Che tecnica ormai, mio Bubi! Eh? L'anno prossimo di lavoro costruiamo casette di pan di zenzero. Tiè, non mettici questi. Cioè, te praticamente fai il cazzo. Ma come? Sto a disegnare. Poi io so il boss delle torte. Ma chi l'ha detto sta cosa? Io. Il canale è il mio, decido io, no? Vorrei un like per l'impegno, grazie. La porta? La faccio rossa. Il rosso esce come una colla. Porcavolo. Addirittura il colore, stai a fa. Mamma mia, che bravo che è suo marito. Che non vedo. È qualcosa di impossibile, il colore non esce. Dai, non esce. Che vuol dire? Il colore non esce. Il colore. Non è giusto. Ma non esce. T'avevo detto che dovevi incollare il camino. Vabbè, mo. No, perché vuol mettere questo, no? Ma la domanda è, ma chi lo guarda sto video di noi che famo sta cosa? Secondo me noi. Vabbè, però è un bel ricordo che ci rimarrà per sempre. Sì. Però se siete tra quei pochi temerari che hanno visto il se video... Se vi dissociate, mettete un like. Che hanno visto il video fino a qui, scriveteci nei commenti, tipo, siete bravissimi. O tipo, ma che cazzo state a fare? Anche. Cioè, ho messo la colla dove, non serve. Dove non serve, infatti. Comunque io non riesco a tirare fuori da qua il colore. Quindi non riesco a colorare la porta. Dai, io non collo un po' così. Eh? Volevo colorare la porta? Oh. Il colore non esce. Raga, dopo l'albero di ieri mentre rispondevo alle domande... Che è rimasto così, tra l'altro, spoiler, l'ho rimesso dentro la scatola. E questo
mezzo epic Ma devi mettere fail. anche qui le caramelle? No, veramente io volevo colorarlo qui, però non esce il colore da qui. Vabbè, che così brutta. Va Rionda. bene così. Molto bella, cioè. Va bene così, no? Aspetta, ve la faccio vedere bene questa opera d'arte perché merita tutta la vostra attenzione. Eccola, questa è la nostra casetta di pan di Con i zenzero. bottoni sopra. Sopra ci sono i bottoncini e non riesco a Sembra colorarla. la chiesa, però. Vabbè, no, Sorry. è carina, non è brutta, però diciamo che potevamo farla meglio. E mo prendiamo la pugni. Niente. Ora che ci facciamo? Ma è scaduta, Ma posso questo si può mangiare? mangiare? Non lo so. È scadu sono scadute ad agosto. Questi? La scatola. Si Si sente un po', eh? Quindi! Quindi, intanto scusateci per questo video. Così, però era divertente e poi mi piace che mi rimane il ricordo di quando abbiamo fatto questa cosa molto stupida che potevamo evitare di fare. Però vabbè, magari abbiamo fatto compagnia, non lo so. Forse non ci siete arrivati a vedere fino a questo punto del video. Ciao, pochi coraggiosi! 6 ore di video. Sapete come ne fa parte 1 e parte 2? Da Ma perché questo. urli? Oh! Mi escondi, Ma mo sei invidioso perché tu non c'hai audio, posso strillare. quindi! Sì, non ho voce, vai. Ecco. Da questo video è tutto. Ci vediamo domani con un video, giuro, meglio di questo. Eccola, è pronta perché capisce che alla fine Chihuahua non si sa come riesca a capire questa cosa pazzesca. Quindi, da questo video è tutto e noi ci vediamo. Sentite? È pazzesco. Vabbè, E tocca a te. vabbè. Al prossimo video! Ciao! Ciao!